respirare. Non ho mai mangiato una fragolona così grande e bella. Non ti disturberò più. Uffa però! Che succede? Ghiozzo.
senso! Espira! Passerà questo singhiozzo? Corri, corri, cavallino! Cos'è questo strano gioco che state facendo? Ah. Allora, che mossa si deve fare per vincere la partita? Mi piacciono molto queste statuine, le torri, i cavallucci. E ora corri, mio piccolo pony. Galoppa, galoppa, galoppa. Adesso corri, mio piccolo pony. Galoppa, galoppa, galoppa. Corri, corri, mio piccolo pony. Galoppa, galoppa, galoppa. Posso giocare con te, questi due non mi lasciano andare. Corri, corri, mio piccolo pony. Corri, corri, mio piccolo pony.
anche se... Andiamo a dormire. Un'altra partita. Galoppa, galoppa, galoppa. Questo gioco non fa certo per voi. Orso. Curare i malati. Ora, caro orso, ti faccio una bella visitina. Toc, toc, toc. Non va bene. Allora, è questo il problema. Sì, è un caso complicato. La sola cosa che può aiutarti... è un po' di riposo. Adesso stenditi. Dai, forza! Ti ci vuole del tè ai lamponi ora. Così la medicina sarà più dolce e gustosa. Non è che ti sei alzato? Ti senti ancora molto male? E va bene, orso. Ora ti visiterò di nuovo. Bene. Sì, sembra che vada bene. È tutto a posto qui. Sei davvero malato! Hai
Hai bisogno di un periodo di riposo. Ieri eri malato, oggi sei ancora malato, non guarisci? Ho capito, come vuoi tu, ti visito di nuovo. Perché devo fare colazione. Lo so, ma se vuoi mangiare un pesce devi prima riempire il mio pancino. Orso. Perché si arrabbia? Non è colpa mia se voglio qualcosa di dolce. Bene.
Ho voglia di qualcosa di dolce, nessuno mi fermerà! Sì! Adesso è il momento di raccogliere un po' di frutta! Ora assaggiamo com'è! È buonissima! Sarà più dolce. Oh, ho paura che mi stia cadendo un dentino. Dolce l'acquolina in bocca, sogno spesso caramelle lecca lecca, creme, biscotti o torte di cioccolata. Quando passa il carrettino del gelato, io li corro dietro se non si è fermato. Dammelo, dammelo un cono, tutto per me. Mi fanno male i denti, che sarà? Non ho paura, io sono forte, ma cosa farò? Io non lo so! Decisiva per il campionato. Se i rossoblù si aggiudicheranno il match, saranno i nuovi campioni.
Ecco, è tutto pronto. I giocatori sono posizionati al centro del campo. Aspettano solo che la... Azione pericolosa della squadra rosso-blu che avanza verso la porta avversaria. Il gioco riprende con un calcio di punizione per la squadra avversaria, ma il giocatore dei bianchi viene anticipato dal difensore dei rosso-blu che ripartono in contrattacco. L'azione si sviluppa sulla fascia sinistra. Ecco che parte un ottimo cross. Il centrale... Buon pomeriggio, cari telespettatori. Eccoci al nostro appuntamento settimanale con la salute. Oggi scopriremo vari modi per eliminare lo stress. Stress? Vorremmo suggerirvi alcune tecniche rilassanti che possono alleviarvi e ridurvi lo stress in soli 10 minuti. Cominciamo con la più semplice. Sedetevi su una poltrona confortevole e respirate normalmente. Oppure assaporate una tazza di tè alle erbe. Evitate ogni pensiero negativo mentre lo sorseggiate. E ora possiamo suggerirvi un'altra tecnica per rilassarvi. Riempite la vasca di acqua calda e preparatevi per fare un bel bagno. Mentre siete nell'acqua, eseguite alcuni esercizi respiratori. Prendete un respiro profondo e, mantenendo la bocca chiusa, immergete metà viso ed espirate dal naso. Fatelo molto lentamente. Ricordate però che nessuna tecnica di rilassamento è una bacchetta magica che fa sparire come per magia i vostri problemi. Si tratta solamente di un aiuto in più. Un cellulare! Dammelo! Devo andare nel bosco? E se ci sono i lupi? I rosso-blu sono ancora in vantaggio per 1-0, ma i bianchi si sono resi spesso pericolosi. Mancano ancora 8 minuti alla fine dell'incontro, più l'eventuale recupero che deciderà l'arbitro. C'è il numero di orso. Ecco che il 7 dei rosso-blu si vola sulla fascia, supera un avversario. Faccio di nuovo il numero. Calcio di rigore per i rosso-blu. Provo a fare ancora il numero di orso. Il giocatore aspetta solo il fischio dell'arbitro. A me sembra che sia occupato. I rosso-blu sono sul 2-0. Ti dico una cosa. Scappiamo! I rosso-blu sono i campioni, lo stadio è invisibile! Ah!
perché non rispondevi? Mascia piccola infermiera. Tu apri la bocca, vediamo. Denti sotto, denti sopra, linguetta. Oh. Uno, due. Controlliamo i riflessi. Ah!
sono. E che cosa sono? Ah, se non si vedono nessuno li prende. Allora sarò un ninja. Credo che il costume possa andare. Ciao, dovresti venire più spesso. Ci siamo divertiti un sacco.